Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di un argomento un po' diverso. Ma quando sono nati gli smartphone intesi per telefoni che fanno un po' tutto, ho sempre utilizzato l'iPhone, dal modello 3G che ho ancora qui. Questo è stato il mio primo smartphone. Funziona ancora, soltanto che giustamente è diventato inutilizzabile come telefono, però è un bel cimelio da tenere, da conservare. Sin dall'uscita di questo io sono stato smartphone dipendente per iPhone. Soltanto una volta ho provato a acquistare un Samsung, un S4 usato, per provarlo, per capire com'era, ed era all'epoca che avevo l'iPhone 4S. L'esperienza mi ha segnato, non è stata molto piacevole. Avevo già provato Android da tantissimi altri amici. Android è un ottimo software, ma sono sempre stato molto affezionato ad iPhone, ad Apple e alla filosofia di gestione dell'utente, quindi dell'ecosistema che Apple crea attorno all'utente e come lo gestisce. Con il passare del tempo ho avuto altri iPhone 4, 4S, 5 ed infine il 6, che è quello che ho utilizzato fino a poco tempo fa. Io ho sempre amato il sistema operativo degli iPhone. Di sicuro il design è molto molto bello, è fantastico il design che Apple ci mette in ogni suo prodotto. Forse ultimamente con questi modelli c'è un po' l'effetto saponetta, il fatto che scivola tra le mani, poi ho le mani abbastanza grandi, quindi ho il modello base, quindi non il plus, la mia mano arriva praticamente ovunque sullo schermo. Ho sempre amato il sistema operativo iOS di Apple e infatti a tutti gli amici che mi parlavano di Android, di passare ad Android, qualsiasi sia la marca del telefono che andavo ad acquistare, io rispondevo a tutti quanti: guarda, se Samsung fa un telefono e ci mette iOS sopra, io lo compro. Certo, questo non è mai accaduto, però ho cominciato a pensare un po' più da egoista, perché mi sono reso conto che dopo 6-7 anni di utilizzo intensivo sempre della stessa marca di telefono, quindi sempre Apple, sempre iPhone, soltanto passando di modello in modello, io sono uno di quei tipi che compra il 4, il 5, il 6, quindi non fermandomi nelle tappe di mezzo, ho cominciato a stancarmi. Sono stancato di avere sempre davanti a me lo stesso sistema operativo. Ho cominciato a stancarmi di quel mondo Apple che mi circondava, quella cosa che invece mi aveva fatto innamorare, quindi come Apple coccola l'utente con tutti i suoi servizi gratuiti o alcuni a pagamento, e per l'efficienza di Apple, quella è l'unica cosa che di cui non si discuterà mai. Ho detto: ma fammi vedere un pochino questo 2016 top di gamma che ci sono, che cosa è uscito, che cosa ha da proporre il mercato, perché fondamentalmente Android è diventato un ottimo software, quello che adesso differenzia, oltre un po' all'interfaccia dei sistemi operativi di Android, che ogni casa personalizza per sé con i vari launcher, ma che comunque tu, anche se ne compri uno, puoi personalizzarlo come l'altro. Questa è una delle cose migliori che Android. Android è diventato un software stabile, molto potente, al pari di iOS tranquillamente. Ho cominciato quindi a guardarmi intorno, tutti i top di gamma, i telefoni che il mercato aveva da proporre. Huawei, ottimo prodotto, il P9, il P9 Plus, Samsung S7, S7 Edge, sempre gli stessi prodotti, quindi sempre lo stesso telefono. È un po' come comprare iPhone se compri sempre Samsung, perché rimani sempre lì. Secondo me uno dovrebbe imparare a saltellare da un sistema operativo all'altro, quindi una volta prendi l'S7, la prossima volta prendere l'iPhone 8, perché è bello non rimanere mai troppo legati a qualcosa, perché poi quando quel qualcosa comincia a scemare, tu te ne accorgi, o perché la guardi lungo, o perché vedi lungo nel tempo, o perché te ne accorgi platealmente, Apple forse comincia a sentire la mancanza di Steve Jobs. Questo si è visto nell'ultima conferenza che hanno fatto, dove hanno presentato i nuovi sistemi operativi. È tutto sempre lo stesso. Il sistema operativo di Apple, iOS, o adesso il nuovo macOS, sono perfetti, cioè sono dei software che non hanno eguali, tranquillamente dominano il mercato, ma Apple ci aveva abituato alla one more thing, cioè sempre qualcosa in più. E purtroppo questo sempre qualcosa in più già è mancato precedentemente, e adesso si sente proprio la mancanza, il fatto che non ci sia. Ed è per questo che ho scelto di guardarmi intorno e scegliere un telefono con Android. La scelta che ho fatto è stata molto egoistica, cioè, mi spiego meglio. Non è stato comprare un Samsung S7 perché è Samsung S7, no. Ho scelto un telefono, un dispositivo che si disegnasse attorno a me,
E ne ho scelto uno, che è l'LG G5. LG G5, oltre al fatto che l'ho trovato sul mercato a 4,30, 4,40, si trova su diversi siti web, è uno dei top di gamma del momento. Però è stato anche uno dei più messi da parte, perché forse perché ha dei difetti, un po' come tutti i terminali hanno difetti. Chi dice che la batteria durava troppo pochi, il sensore della luminosità di giorno durava molto meno, ed ha tantissimi pregi, quali ad esempio la doppia fotocamera. Infatti questo terminale ha dietro di sé la doppia fotocamera, ma LG ne ha fatto un utilizzo molto ma molto intelligente della doppia fotocamera. Il fatto che una è estremamente grandangolare, a 135 gradi se non vado errato, con un sensore un po' più piccolo di 8 megapixel, e l'altra invece è una standard da 16 megapixel, che entrambi fanno ottime foto. Su quella grandangolare, anche se si perde un po' di definizione, ma l'effetto grandangolare è tutta altra cosa. Se ti trovi in uno spazio ristretto per fare una fotografia a un gruppo di amici, con la grandangolare la puoi fare. Questo è il motivo per la scelta del G5. Il sistema operativo, ma che ve ne parlo a fare? Android Marshmallow, penso che chi utilizza Android lo conosce benissimo, come è inutile parlare di iOS, a meno che non escano delle enormi novità, che cavolo ne parliamo a fare, sono due sistemi operativi che funzionano alla grande. Tutti quanti tendevano, uno a dire che la parte superiore del dispositivo, questa qui che fa una leggera curva il dispositivo, penso che si vede anche dal riflesso, non piace a nessuno, ma invece a me piace assolutamente. E un altro dei pregi enormi di questo dispositivo, del fatto che LG ha visto lungo nel tempo, aspettate, spengo il telefono, è che questo telefono è un telefono modulare. Di sicuro molti di voi sanno che questo telefono, tanto non sono il primo che ne ha fatto una recensione sul web, ha la batteria intercambiabile. Allora mi dite, allora LG non ha visto lungo, perché già tempo fa si cambiavano le batterie, bastava togliere la scocca di dietro e si cambiava la batteria. No, la particolarità di questo dispositivo è che una volta sganciata la parte di sotto, è sì possibile rimuovere la batteria, quindi sganciandola, ma è possibile rimuovere l'intero pezzo di sotto e sostituirlo con quelli che LG li chiama friends, cioè degli aggiuntivi che ti permettono di fare funzioni in più. Ecco, adesso LG in questo per ora deficita un po', nel senso che ancora deve presentare tanti friends. Ne ha presentati soltanto due, uno è la Cam Plus, che serve a dare soltanto un grip e qualche pulsante fisico al dispositivo, quindi da una maniglia praticamente. Li ho ordinati, poi quando arriveranno ve li mostrerò, ed uno invece che sostituisce la parte di sotto per migliorare la qualità dell'audio in viva voce, per ascoltare meglio la musica. Un altro dei difetti che è stato detto di questo terminale è il fatto che si nota una discontinuità nella scocca del terminale. È normale, se parliamo di due pezzi diversi, è normale anche che questo avvenga. Certo, se uno fa attenzione quando va a reinfilare il pezzo di sotto, quindi la parte inferiore, questa discontinuità si nota poco. La mia preoccupazione invece era che non fosse solido, ossia che facesse lo gioco. Io invece non noto assolutamente nessun difetto, il pezzo di sotto non fa gioco ed è molto ma molto resistente. Insomma, ho scelto LG G5, un terminale molto potente, ha un autofocus laser montato sulle due camere, che funziona alla stragrande, è velocissimo nel mettere a fuoco, è il dispositivo per la lettura delle impronte digitali dietro, e quindi è l'unico tasto fisico oltre a quelli del volume lateralmente che ho trovato, e serve per abilitare per accendere il dispositivo ed è impronte digitali che io non utilizzo. Infatti molti dicevano no, è molto scomodo il fatto di averlo dietro, invece no, è molto comodo, perché quando prendi il telefono, tac, subito lo sblocchi. Tanti altri dicevano che se tu metti il telefono su uno stand in macchina con il navigatore, se si oscura lo schermo come fai a sbloccarlo? No, se lo stai utilizzando come navigatore il telefono non si spegne. E comunque LG mette sempre a disposizione il doppio tap sullo schermo per poterlo abilitare, per poterlo accendere senza quindi pulsanti fisici, e aggiungere eventualmente il codice, quindi metti il codice numerico e lo sblocchi tranquillamente. Per bloccarlo basta un doppio tap sullo schermo e questo si blocca. Il dispositivo è fantastico, ho provato S7 Edge di un amico, è scomodissimo in mano, è un ottimo telefono, un display bellissimo, questo display qua non ha nulla a che invidiare, però quello è ancora più bello, è da dire. Ci sono dei casi in cui giochi meno,
per la comodità e molto di più per quello che è il fattore estetico di un prodotto. Io purtroppo non la penso così, perché il telefono, lo smartphone serve per telefonare, per essere connessi al mondo e deve essere soprattutto comodo da utilizzare in tutte le occasioni, o almeno nella maggior parte. Io mi sono trovato benissimo con questo, forse per la dimensione della mia mano è perfetto. Ha uno schermo di circa 5,3 pollici con una definizione di Super HD, ossia 2560 per 1440. Voglio spezzare un'altra lancia a favore del G5. Tanti dicono che questo terminale, la batteria da 2800 mAh, è poca, si consuma subito, non arriva a fine giornata. Io sto facendo dei test, la batteria, hanno ragione, non mi porterà oltre le 18-19 di sera al 10%. Ma questo telefono ha la batteria intercambiabile. Oltre al fatto che ha il caricatore con la supercharge, quindi in meno di un'ora hai caricato tutta la batteria. Ma questa batteria qua è intercambiabile. È vero, è stato messo a paragone con S7, P9 e altri top di gamma. Tutti quanti, S7 per esempio porto a fine giornata, la Huawei P9 arriva tranquillamente alle 10 di sera, questo non ci arriva, ma è naturale, ha la batteria un po' leggermente più piccola, ma è intercambiabile. E qui il primo Friends, che LG ha fatto molto intelligentemente, che vende in bundle con una batteria, ossia una batteria di ricambio uguale a 2800 mAh, con una custodia molto intelligente, così la batteria non prende polvere, quasi la mettete in una borsa o in tasca. E quello che è la cosa più intelligente che ha fatto LG, questo, ossia un caricabatterie da tavolo. Sì, si infila la batteria qui dentro, vi faccio vedere. Allora, si infila la batteria qui dentro, così. Ok, si può chiudere, si può mettere sotto carica con l'USB di tipo C. Con l'USB di tipo C si può collegare questo caricabatterie con la batteria all'interno al dispositivo e diventerà una batteria esterna, una power bank. Praticamente cliccando su questo pulsantino, oltre a dirci lo status, nell'eventualità lo attacchiamo ad un terminale. Questo diventerà un power bank esterno. Per non dover sostituire la batteria, quindi nel caso non possiamo spegnere il cellulare perché stiamo parlando al telefono, attacchiamo il cavetto USB di tipo C qui e USB di tipo C sotto al G5 e questa qui diventa una power bank. Con un classico connettore USB possiamo tranquillamente, posso permetterci di caricare altri terminali, quindi ad esempio se abbiamo un iPhone, mettiamo il cavetto qui, dall'altro lato andiamo nel telefono e questa è sempre una power bank. Oppure tramite la stessa porta USB di tipo C con il caricabatterie in dotazione all'LG G5 o con un qualsiasi altro cavetto collegato ad un computer, possiamo tranquillamente mettere in carica la batteria esternamente e poterla portare indietro così con noi, oppure toglierla da questa pratica, da questo pratico caricabatterie e portarci indietro solo la batteria di riserva. Quindi la questione batteria è tranquillamente da mettere da parte perché con questa abbiamo il doppio dell'autonomia di qualsiasi altro dispositivo che ci porti a fine giornata. Perché fondamentalmente questa non è una power bank, se ci portiamo indietro la batteria di riserva è molto più sottile, le power bank sono molto molto più fastidiose proprio perché devi avere il cavetto attaccato sotto. Insomma, io ho scelto l'LG G5, sono passato da Android dopo tanti anni di iPhone, vi farò sapere come va. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un commento, un like o se vi è piaciuto così tanto da iscrivervi al canale per seguire tutto quello che faccio. Vi invito quindi a rimanere aggiornati, mi trovate tranquillamente su Facebook, su Snapchat, su Instagram, su Twitter, un po' su tutti i social network. In tutti i casi, vi ringrazio ancora, un bacione e un abbraccio da Luca.